In questo video brevissimo dico soltanto che nel video successivo, quindi nel prossimo video, c'è un banale errore di scrittura che qui ho corretto. Infatti nel video prossimo trovate scritto, per sbaglio, che la lunghezza d'onda della seconda armonica è il doppio della lunghezza d'onda della prima armonica, cioè trovate scritto lambda 2' uguale 2 lambda 1'. E lambda 3' uguale 3 lambda 1', e anche qua lambda n' uguale n lambda 1'. Come se le lunghezze d'onda si allungassero al crescere dell'ordine dell'armonica. Invece il contrario. Queste sono le scritture corrette. Infatti la seconda armonica ha una lunghezza d'onda che è la metà, non il doppio, la metà della prima armonica, come si vede da questi disegni, e la terza armonica ha una lunghezza d'onda che è un terzo. E non il triplo, ma un terzo, come si vede dai disegni, della lunghezza d'onda fondamentale. Allo stesso modo, l'ennesima armonica ha una lunghezza d'onda che è 1 su n, quindi un ennesimo della lunghezza d'onda fondamentale. Ecco, questo era l'errore che qui ho corretto, ma nel video prossimo troverete invece le scritture sbagliate.